Siamo con Massimo Mei, atleta pistoiese che veste i colori dell'Atletica Castello. Ha indossato la maglia azzurra della nazionale già due volte e sabato si presta alla sua terza performance in nazionale. Sì, sabato sarò a Badia Prataglia, parteciperò con la squadra azzurra al campionato del mondo di trail. Senti, ma per te indossare la maglia azzurra è il coronamento di un sogno? Assolutamente sì, è un sogno che credo ogni sportivo abbia e ho avuto la fortuna, posso dire tra i pochi, perché chiaramente è una fortuna che hanno in pochi tra tutti gli sportivi che praticano la corsa, di indossarla per tre volte con questa partecipazione. Sono assolutamente onorato di questo. Quale emozione è stata lo scorso anno salire sul gradino più alto del podio con l'inno nazionale che ti ha premiato, credo, con la medaglia d'oro, giusto? Sì, è un'emozione che è difficile da esprimere, difficile da rapportare, da far capire alle persone che non sono lì in quel momento. È un'emozione profonda, intensa, che una volta vissuta vorremmo riviverla tutti i giorni. Quanto ti alleni in previsione di una gara importante come quella di sabato? Beh, mi alleno io tutti i giorni, alcuni giorni con doppia seduta giornaliera. E sicuramente la preparazione di una gara come quella di sabato è importante e richiede sacrifici fisici e anche mentali, perché le energie mentali necessarie sono veramente tante. Per te che sei abituato a vincere, a indossare maglia azzurra, partecipi anche a tantissime gare locali e regionali, e ne vinci naturalmente quasi tutte o tutte, ma salire sul podio è sempre una forte emozione anche in queste gare? Sì, assolutamente sì, ogni gara è una gara a sé. Le gare locali sono gare che ogni volta ti mettono alla prova, perché ci sono atleti di altissimo livello e atleti che molto spesso capitano anche occasioni nelle quali riescono a batterti, ti battono per ottimi meriti da loro, perché sono veramente atleti forti, e quindi ogni gara, locale o non, alla quale partecipo è sempre una nuova emozione. A parte le gare che hai corso in nazionale, qual è la gara che più ti ha emozionato della tua carriera podistica? Beh, giustamente, come hai detto te, le gare con la maglia azzurra hanno un sapore particolare, ma con questo non tolgo niente, altre manifestazioni, e sul momento mi viene in mente una gara di campionato italiano di corsa in montagna dove sfiorai il podio e assolutamente non mi aspettavo questo risultato, quindi fu un'emozione particolare perché giunse proprio inaspettata. Questa passione per la corsa è nata nel vedere da piccolo tuo padre che correva, che vinceva? Beh, sicuramente lui è stato una spinta importante, perché io fino all'età di 17-18 anni sciavo, facevo sci alpino a livello agonistico, poi per motivi logistici, per motivi di tempo, di impegni scolastici non riuscivo più a avere l'assiduità che quello sport mi richiedeva, e di conseguenza iniziai con la passione, avevo già una passione per la corsa, iniziai in maniera più importante e via via sono riuscito a coronare, appunto come hai detto prima te, un sogno sportivo che veramente mi inorgoglisce moltissimo. Quanto della tua vita privata sacrifichi e hai sacrificato per questa disciplina sportiva? Beh, sicuramente ci sono dei sacrifici da fare, questo non è innegabile, però sono sacrifici che faccio molto volentieri perché è una cosa che mi piace, altrimenti se non fosse una mia passione non li potrei fare, ma dal momento che la passione c'è, è dentro, anche fare delle rinunce, che talvolta sono anche rinunce importanti, rinunce quotidiane, continuative, sono rinunce che faccio molto volentieri. Tuo padre ancora oggi è un podista fortissimo, categoria argento, che vince sempre sul podio. Alla sua età seguirai il suo esempio? Beh, come tante volte mi è capitato di dire, a me piace correre, quindi io cercherò di farlo fino a che riuscirò fisicamente a correre. Sicuramente sì, a me piacerebbe arrivare alla sua età e riuscire a fare i risultati che fa lui, perché si continua a divertire correndo, e questa è la cosa fondamentale. Spero che fisicamente, che il fisico mi sorregga e mi permetta di andare avanti fino alla sua età e anche oltre. Che cosa consiglieresti a un ragazzo giovane, un ragazzino che si avvicina a questa attività, alla corsa? Beh, la prima cosa che dico io, ho alcuni ragazzi che seguo, che cerco di avvicinare all'attività, la cosa che mi viene sempre da dire è divertitevi, perché se
è un aspetto imprescindibile. Se non c'è questo, non ci può essere l'agonismo, non ci può essere la prestazione, non ci può essere il risultato. Chiaramente una cosa che è da far capire all'inizio: questo è uno sport come tutti, però questo, essendo di fatica, è uno sport dove la sofferenza è in primo piano. Se uno non ha voglia di soffrire, non ha voglia di sacrificarsi, è difficile che possa raggiungere dei risultati, se non impossibile. Il giorno che smetterai di correre, a che cosa ti dedicherai? Beh, in ambito sportivo non saprei, anche perché io non sono una persona che fa tante cose insieme, in questo caso in ambito sportivo io corro, non mi capita di andare a giocare a calcetto, di andare a giocare a tennis, perché adesso non mi ci rientra neanche con il tempo, quindi non saprei, direi che finché riesco vorrei correre. Sei un tecnico della FIDAL, quindi potrai allenare. Beh sì, rimanendo sempre nell'ambiente, sì, assolutamente potrebbe essere una continuazione e anche un modo per trasmettere la mia esperienza agli altri. Grazie.